Una serata tra componenti della stessa comunità finita poi in uno stupro di gruppo è quanto accaduto a Ballata di Baida, piccola frazione di Castellammare del Golfo. Vittima e carnefice appartengono alla comunità romena. Lei, la vittima di questa brutale violenza, è una donna di 32 anni. I carnefici sono tre romeni di 43, 37 e 39 anni, tutti residenti nella piccola frazione. I fatti si sono svolti nel mese di febbraio. Uno dei tre chiama la donna avvertendola che sarebbe passato dalla casa per trascorrere la serata, ma si presenta con altri tre amici. Si mangia e soprattutto si beve tanto. Attorno alle 21 inizia la tragedia. Il convivente della vittima viene rinchiuso in una stanza e minacciato. A turno tre dei quattro connazionali abusano ripetutamente con grande violenza della donna. Il quarto componente, il gruppo di romeni, tenta di fare cessare la violenza, poi sopraffatto dagli amici rimane in disparte. Alla fine, forse colto dal rimorso di non avere potuto evitare quell'abuso, chiama i carabinieri della stazione di Ballata di Baida. Venite, si sta consumando una violenza su una donna, temo per la sua vita. È stato un episodio molto grave, per questo abbiamo usato questi termini, per questo era importante appunto agire in maniera forte e il GIP ha convalidato quest'idea di dare delle misure restrittive in carcere proprio per la pericolosità dei soggetti che scaturisce anche da questa condotta particolarmente violenta. Scattano subito le indagini, è difficile scardinare il muro di omertà della comunità, ma arriva un aiuto inesperato. Abbiamo acquisito importanti elementi indizianti, gravemente indizianti, anche a seguito della collaborazione offerta da appartenenti alla comunità a cui appartenevano sia gli autori che la vittima del reato. Grazie a questo e grazie alle indagini, tre stupratori vengono individuati e domenica sono stati arrestati contemporaneamente per paura di fuga.